con la sua scanalatura, lo mettiamo in posizione, posiziono su, faccio ruotare, ok. Ed ora, momento della verità, vediamo se questa riparazione è andata a buon fine. Open. Alle volte che il lettore CD sia un pochetto pigro, come in questo caso, avete visto? Andiamo a vedere come sistemarlo. Ragazzi, qui è un lavoro abbastanza complicato, lungo da fare, vedete che abbiamo tutta l'ottica racchiusa dentro in questa scatola protetta. Abbiamo svitato le 6 vitine dove c'è racchiusa tutto il gruppo ottico all'interno, andiamo a vedere cosa c'è sotto. Da questa parte si scastra con questi due innesti. Come possiamo vedere, le cinghie incriminate sono queste due qua. Eccole qua, vedete? Per arrivare alle cinghie c'è da togliere queste ruote di plastica, vedete questa, questa, e poi anche sollevare il motorino, che è quello che fa azionare poi tutto il meccanismo. Le ruote sono bloccate da queste rondelle di plastica spezzate, fanno tipo da grover, insomma. Comunque le andiamo a togliere, sia questa che questa qui grossa, e poi cerchiamo di smontare. Il motorino invece è avvitato su 3 viti, su una base con 3 viti, 1, 2 e 3 qui sotto, vedete? Prima c'è da togliere questa. Vai! Allora, togliamo la prima cinghia, tolgo la ruota, svitiamo il nostro motore. Alziamo il nostro motorino e togliamo la prima cinghia. Eccola qua. Vedete come si è deformata? C'è proprio... Ah, però! E poi anche la gomma è diventata dura. Adesso la cosa un po' più difficile è togliere questa. Questa è tutta una cinghia dentata di plastica dove è fissata attorno al carrello, vedete che ruota. La togliamo. Ok, bene. La tengo ferma con un po' di carta gommata qui, metallo. Adesso esce anche la seconda cinghia. E anche questa, guardate com'è diventata, tutta ovalizzata. Andiamo a montare la prima cinghia, ok, la mettiamo nella sua sede, riprendiamo la nostra cinghia dentata, la riposizioniamo, vediamo di incastrarla nei suoi dentini, ecco che sta andando, ok, è già dentro, è già in sede. Adesso mettiamo anche la seconda cinghia, ecco, nella sua scanalatura, lo mettiamo in posizione. Ruota che abbiamo smontato, quindi questa cinghia qui va sotto, ok, la tiriamo e va dentro nel suo perno, eccolo qua. È già andata, ok, così la ruota è bloccata, non esce. Prendiamo l'altra cinghia, quella del motore, posiziono su, faccio ruotare, ok. Ecco qua. Beh, che capolavoro che hai fatto. Ok, c'è anche un'altra cinghia che è quella della clampatura che fa salire l'ottica, che è questa qui, in questo caso è ancora abbastanza buona, non la andiamo a cambiare. In tanti altri casi mi è capitato che è da cambiare perché purtroppo non clampava più. Ed ora, momento della verità, vediamo se questa riparazione è andata a buon fine. Open. E siamo andati da Dio, benissimo. Closed. Perfetto. Allora ragazzi, un po' di precisazioni. Ovviamente questi sono operazioni che vanno fatte fare da un esperto perché sono complicate e io vi consiglio sempre di rivolgervi a Daniele, che è il nostro riparatore ufficiale. Anche poi, perché fare dei danni è un attimo. È un attimo, quindi... e ci vuole un po' di esperienza, anche se sembra tutto molto facile, ma poi non lo è. Ovviamente si fanno queste riparazioni su prodotti fuori dalla garanzia, perché per la garanzia dopo ne risponde il distributore MP e il suo riparatore, che è Triodo di Bari. Cosa vogliamo dire d'altro? Niente. Ricambi. Ricambi, tutti i giorni mi chiedono ricambi, cinghie, condensatori, eccetera, eccetera. Purtroppo non chiedetemeli più perché non ho più tempo, non ho il tempo di fare anche queste cose, mandarvi un condensatore, una cinghia, eccetera, eccetera. Vi rispondo, vi ho risposto sempre, cerco di rispondervi. Dove trovo i ricambi, è un'azienda dove compro diverse cose, trovo lì. E poi se volete fare la riparazione, venite da Daniele, contattate Daniele direttamente. Noi vi aspettiamo al prossimo video. Ciao a tutti.